cielo se scorre lento. Gira, gira questo treno dell'amore, il treno che ci porta da qui. Gira, gira, non si ferma per ore, e che si ferma dell'amore. Gira, gira, non si ferma ancora. Che la gestione delle ferrovie di Trenitalia e del sistema dei trasporti su ferro è di competenza della regione, questo non vuol dire che anche le istituzioni locali, la provincia e il comune non abbiano delle responsabilità se adesso viviamo tutto il disagio che ben sappiamo e che abbiamo portato in piazza oggi, perché forse è mancata la volontà politica di difendere veramente il trasporto pubblico su ferro. Vi voglio leggere solo alcune piccole cose. Nel 2003 un accordo tra Regione Toscana, RFI, Province di Lucca e di Pistoia prevedeva alcuni interventi volti al potenziamento della via Reggio e Lucca-Firenze. Nel 2008 il piano complessivo di interventi è stato definito e reso, in teoria naturalmente, operativo. Questo piano prevedeva il raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini con un costo di 116 milioni di euro, il sottoattraversamento di Montecatini-Terme, 80 milioni di euro, e la velocizzazione della tratta Montecatini-Terme-Lucca ed opere sostitutive di passaggio a livello in 60 milioni di euro. Dove sono finiti questi investimenti? Non abbiamo visto niente finora. Dove sono finiti? Forse sono finiti a fare la stazione della TAV a Firenze, il sottoattraversamento, con un costo di 1,5 miliardi di euro, quando ci dicono che non ci sono soldi. È una balla, è un imbroglio, vuol dire che si vogliono mettere i soldi per altre cose, per cose che non servono ai pendolari, ai 10.000 pendolari che vanno sulla tratta via Reggio Lucca Firenze. E non possiamo accettare che il presidente Baccelli ci venga a dire, come ha fatto nei dibattiti che ci sono stati sulla mobilità, ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. No, presidente Baccelli, lei aveva il dovere e lo ha tuttora di andare a scavare perché questi soldi non sono arrivati, perché anche nella nostra regione si decide di fare, di spendere i soldi sulla TAV, sull'alta velocità a Firenze e non sul trasporto regionale dei pendolari. È una sua responsabilità e oggi qui davanti alla provincia e ne chiediamo conto. Responsabilità. Perché lo scorso 11 dicembre, in seguito al dialogo con le istituzioni che come assemblea pendolari abbiamo messo in campo dopo le manifestazioni studentesche del 17 e del 24 novembre, che sono state tra l'altro criminalizzate proprio in questi giorni con 14 denunce. Dopo quelle manifestazioni il comune di Lucca approvò un documento in consiglio comunale che, leggo, impegna il sindaco e la giunta a rivolgersi alla regione perché apporti migliorie strutturali alla rete, quali l'eliminazione dei passaggi a livello e il raddoppio dei binari sulle linee Lucca-Pisa e Viareggio-Firenze, perché trovi accordi con le università toscane per ottenere tariffe agevolate per gli studenti, previste in altri paesi europei e anche nel comune di Pisa, perché attui una politica tariffaria che preveda abbonamenti a lungo periodo realmente convenienti. Abbiamo visto qualcosa finora? Sono passati 6 mesi, non abbiamo visto niente. Sindaco, ma dove sei? Fatti vedere, fatti sentire, fa qualcosa per questa città. Veramente, ma abbi il coraggio di assumere una posizione netta, decisa. Sappiamo che non si può ottenere tutto e subito, però dei segnali, dei gesti, almeno una dichiarazione forte, pubblica, che dica che il sindaco, il presidente della provincia e tutti i comuni interessati dicono che questa politica della regione non va più bene, che va cambiata alla base, che va totalmente rovesciata. Voi dovete muovervi, fate qualcosa, un gesto simbolico, incatenatevi davanti alla regione, non lo so, ma fate qualcosa, perché anche voi, anche questa è vostra responsabilità.
perché se certe scelte operative sono di competenza di Trenitalia e di RFI, ciò non vi esime dal fatto che vi dovete prendere l'impegno politico di difendere un territorio, e i cittadini, gli studenti, i lavoratori pendolari e tutti coloro che si servono del treno. Noi quindi, usciti da questa manifestazione, li aspettiamo al varco, perché abbiamo fatto vedere che c'è un pezzo di città che aspetta delle risposte.